Buongiorno, eccoci giunti a questa serie di esercizi di ginnastica dolce. Io sono Silva Iotti e sono la presidentessa di un'associazione culturale che si chiama Silva Yoga e quindi ti guiderò in questa sequenza, diciamo di esercizi più che altro di risveglio muscolare per sciogliere le articolazioni, per fare un po' di allungamento muscolare e per sentirsi un po' più in forma, diciamo dal mattino, dal primo mattino. Facciamo finta di essere sempre di primo mattino, quindi ogni volta inizieremo la sequenza con esercizi di allungamento e di respirazione per mettere in moto l'energia a partire dall'inizio e poi ogni volta, ogni puntata ti guiderò in temi specifici, quindi finalizzati ad esempio agli addominali, ai glutei e ai vari gruppi muscolari, sempre in modo molto dolce, molto soft, che possono diciamo affrontare tutti. E ovviamente se non sei allenato, che non hai mai fatto ginnastica, vacci molto piano, inizia piano piano e poi vedrai che puoi seguire qualsiasi cosa perché sono veramente esercizi molto molto semplici e quindi facciamo finta di essere proprio al primo risveglio al mattino. Ovviamente gli esercizi li possiamo fare in qualsiasi momento della giornata quando abbiamo tempo, però io ti guido proprio dall'inizio. All'inizio i muscoli sono un po' più legnosi, siamo un po' intorpiditi e quindi abbiamo sempre bisogno di mettere in moto proprio l'energia e quindi di allungarci. Immaginiamo di volere fare col nostro corpo un bastone, di stringere tutti i muscoli a partire dai piedi fino alle mani e ci stiriamo come se ci tirassero dalle mani verso l'alto, contraendo profondamente tutti i muscoli e rilassiamo buttando fuori l'aria tutti i muscoli dall'alto al basso, rilassando proprio, lasciamo andare via tutte le tensioni. Lo facciamo per 3 volte, quindi altre due, concentriamoci bene sul respiro, soffiamo fuori tutta l'aria e inspirando ci allunghiamo. Ci tiriamo, 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 contraiamo tutto, espirando, rilassiamo tutto. Lasciamo un po' ciondolare, facciamo un respiro per riprenderci e di nuovo, soffio e inspiro. Contraggo, contraggo, stringo e fuori l'aria e relax. Oh, già dovrei sentire un po' di calore in circolo nel mio corpo. Adesso porto i piedi esattamente paralleli fra di loro, come se fossero due binari di un treno, con la parte esterna dei piedi che sono in due binari di un treno, le ginocchia sono sbloccate, il bacino morbido, la schiena dritta, iniziamo a sciogliere le spalle, e tutte le parti del corpo in cui sentiamo più tensione. Quindi di solito sono le giunture, le articolazioni, il collo. E piano piano poi tutti i muscoli e le spalle le facciamo girare in un senso, nell'altro, proviamo a fare tutti i movimenti possibili, anche alternandole prima una e poi l'altra, in modo da sciogliere anche i muscoletti qua sopra dei trapezi. E poi piano piano mettiamo in movimento anche la schiena, lasciando basculare il bacino in avanti e indietro, solo avanti e indietro morbido, così, in modo da sbloccare la zona lombare. E anche piano piano tutta la schiena, tenendo il bacino fermo, allunghiamo solo il busto, immaginando che ci tirino dalla mano destra, dalla mano sinistra, ci lasciamo tirare, mantenendo le braccia tutte e due all'altezza delle spalle. Usiamo sempre il respiro, ci tiriamo e poi lasciamo libere le braccia. Immaginiamo che caschino giù, molliamo le tensioni nelle spalle e nelle braccia e le buttiamo via. Immaginiamo di lasciarle cascare su un fianco e sull'altro. E uno e due. Le lasciamo proprio cadere, cadere pesantemente giù. E là. Bene. Adesso immaginiamo che le nostre braccia siano staccate dalle spalle. Le lasciamo ciondolare, ciondolare. Verifichiamo che siano rilassate, bene, adesso se sono proprio rilassate dovremmo sentirle proprio morbide, morbide. E poi iniziamo a riscaldare le gambe, le ginocchia. Iniziamo a scendere e immaginiamo di sederci su una seggiola, ci aiutiamo magari un pochino con le mani e ritorniamo su. Quindi attiviamo le cosce, i glutei, la schiena rimane sempre bella piatta, scendo, immagino di sedermi su una seggiola, stringo i glutei e ritorno. E ancora così muoviamo
tutti i muscoli delle gambe, le ginocchia, non andiamo con le ginocchia più avanti rispetto alle punte dei piedi, teniamole sempre in linea, così non forziamo l'articolazione del ginocchio. Ancora una volta, giù e su, e poi sciogliamo un pochettino le caviglie. Immaginiamo di pompare la circolazione verso l'alto, e spingiamo un tallone e poi l'altro sul pavimento senza lasciarci cascare giù, ma appoggiandolo delicatamente a terra. Ok, poi uniamo tutti e due i piedi, teniamo i piedi uniti, andiamo sulle punte tutte e due, andiamo giù, pieghiamo leggermente le gambe e torniamo su, saliamo sulle punte, scendiamo, immaginiamo una seggiola e torniamo su, saliamo e ci sediamo. Op, e giù, ancora una volta, su e giù. Benissimo, calciamo, sciogliamo sia le braccia che le gambe, lasciamo andare proprio le tensioni anche dalle gambe, ma in modo molto morbido, mai forzare, un calcio morbidissimo. E adesso passiamo ai polsi e alle dita delle mani. Palme delle mani verso l'alto, spalle abbassate, proviamo a chiudere un dito alla volta, stringiamo i pugni e portiamo le mani alle spalle. Apriamo e apriamo un dito alla volta, separandole bene. Proviamo a sentirlo proprio questo movimento, che è molto, diciamo, sembra molto semplice, ma in realtà va a lavorare proprio sulle articolazioni più piccoline delle dita delle mani, dei polsi, e lavora contemporaneamente anche i muscoletti delle braccia. Stringo proprio il bicipite, apro e stringo anche i muscoli delle spalle, chiudo, apro e separo le dita, ancora una volta, chiudo, apro e rilasso. Facciamo un ampio respiro. Espirando, lasciamo cadere le braccia. Inspiro, apro le spalle senza incassarle, le apro e espiro. Bene, un'ultima volta, tiro su, su, su e giù. Riprendiamo, polsi, spalle e dita delle mani, strizziamo bene i pugni e apriamo. Stringo, apro, op. Solo i polsi, dita verso l'alto, dita verso il basso, braccia ferme, sciolgo il polso, su e giù, op, e rilasso, di nuovo respiro, ed espiro giù, inspiro, espiro. Adesso ci concentriamo sui fianchi. Lavoriamo su tutto il fianco, immaginiamo di tracciare una mezzaluna col nostro fianco. Inspiro, fuori l'aria, mi fletto di lato tutto il busto, tengo la pancia stretta, spinta bene verso l'interno e spingo leggermente il bacino dalla parte opposta all'inclinazione laterale del busto. Quindi se mi vado a inclinare col busto verso destra, spingo leggermente l'anca verso sinistra e viceversa. Lavoro sempre col respiro, inspiro e soffio, inspiro e fuori tutta l'aria. Bene, ancora una volta. Mi tiro bene in alto, mi allungo, immagino di voler andare a prendere qualcosa su in alto, e qua prendo il gomito, spingo indietro, porto la mano verso le scapole, proprio voglio andarmi a prendere le scapole, con l'altra mano vado dietro e cerco di andare su a pescare questa mano. Anche se non ci arrivo, cerco di aprire, se ci arrivo a prenderla ancora meglio, ci apriamo proprio bene, facciamo tre respiri aprendo bene le spalle e poi di nuovo ci allunghiamo nelle due direzioni opposte e rilassiamo e di nuovo ci allunghiamo in alto, prendiamo l'altro gomito, spingiamo indietro, la mano cammina verso le scapole, passo dall'esterno, faccio un ampio cerchio con l'altro braccio, se riesco mi prendo la mano, se non ci arrivo mantengo comunque l'apertura delle spalle e respiro.
rimango un pochino fino a che le spalle non sentiamo che si aprono, i muscoli cercano di aprire bene le spalle e di nuovo mi allungo nelle due direzioni opposte e relax. Ah, e di nuovo tiro in alto, in alto. Immagino di volermi staccare da terra, ma i piedi rimangono sempre ben ancorati a terra. Questo mi allunga bene la schiena, eh. Cammino su, voglio alzarmi, voglio alzarmi, mi voglio allungare. E poi rilasso un braccio e rilasso l'altro. Ah, tiro. Braccia potenti, tiro su, 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 su. Rilasso un braccio, rilasso l'altro. Ultima volta, braccio potente, tiro, 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 rilasso e rilasso. Adesso le braccia dovrebbero essere belle sciolte. Ci concentriamo ancora sui fianchi, cosce laterali, mani ai fianchi, stringo bene la pancia indietro, sollevo una gamba e faccio delle piccole alzate laterali, slanci laterali, tenendo un pochettino però la contrazione. E su. E giù, su e giù, e 7, 8, 9 e 10. Cambio subito, stringo sempre bene l'addome, tengo la pancia stretta, le spalle giù e vai su e giù, piede flesso parallelo all'altro, su e 3, soffio e 4 e 5, 6. 7, 8, 9 e 10 alternati, uno e l'altro piccoli, non andiamo tanto su, piccolino in modo da sentire la pancia che rimane stretta e un pochettino il lavoro esterno della coscia. Già se sono anche così piccolini si sentono, soprattutto se non siamo tanto abituati a fare questi movimenti, già li dovremmo sentire. Apro, chiudo, gli ultimi 4. 4, op, 3, op, 2 e 1 e calciamo, rilassiamo tutto quanto. Calciamo in modo sciolto e vai, inspiro, espiro. Ancora una volta, tiro, tiro su, su, su e giù. E adesso alterno braccio e gamba opposta, strizzo sempre bene il fianco, l'altro braccio lo lascio giù. Scendo, cambio su e giù, e su e relax, e stringo e scendo ancora su e giù, su e giù, su e giù, in modo più sciolto mi lascio allungare su un fianco e sull'altro, come se mi tirassero dalla mano. Op, e op, cerchiamo di tenere l'equilibrio e ci lasciamo proprio ciondolare come un pendolo che pendola di qua e di là, ok? Immaginiamo che ci tirino da una mano, il busto si inclina proprio, dondola lateralmente e si solleva la gamba opposta. Vai, vai, ancora, lascio proprio il movimento fluido, morbido e su. Vai, l'ultima volta, pendolo, pendolo, apro un pochettino le mie gambe, apro leggermente le punte dei piedi rispetto ai talloni e vado a sciogliere di nuovo le gambe. La schiena rimane piatta, piego, estendo il ginocchio in linea col piede, scendo e salgo, mi piego proprio e su, op, e su, op, e su. Benissimo, come vedete per fare questi movimenti occorre poco spazio, quindi li possiamo fare in qualsiasi punto della nostra casa. Adesso pieghiamo tutte e due le cosce insieme e saliamo. Piego, estendo come nella posizione della seggiola, però con le anche aperte, quindi sempre ginocchio in linea con la punta del piede, porto le braccia avanti, tengo i glutei stretti, schiena dritta e vai, stringo piano, scendo. E salgo piano, scendo e salgo piano. Ancora, vai, vai, scendi un pochino più giù solo se te la senti, se no rimani un po' più in alto. Ognuno fa quello sempre che si sente. Gli ultimi 4, sempre usiamo il respiro, 3, 2,
1, rimango giù, rimango giù, molleggio un pochino e qua apro un po' i talloni, porto i piedi paralleli, mi appoggio sulle cosce, pian piano cammino, cammino in avanti fino a lasciarmi andare con la testa, le braccia rilassate. Se è il caso pieghiamo un pochino le gambe, se no le teniamo dritte e prendiamo con le mani dietro alle nostre caviglie e piano pianissimo ci tiriamo. Respirando ci tiriamo, se ce la sentiamo distendiamo le gambe, altrimenti teniamo le gambe un po' piegate, l'importante è che la schiena sia in avanti verso terra. Appoggio le mani a terra, distendo le braccia, piego bene le gambe, chiudo lentamente le mie gambe, porto di nuovo i piedi paralleli, mi appoggio con le mani sopra le cosce, distendo le braccia, spingo l'osso sacro verso terra e srotolo la schiena. Srotolo, sollevo la testa, le braccia, inspirando, espirando, scendo e rilasso. Adesso siamo sempre con i piedi paralleli, stringiamo dietro coscia e gluteo e immaginiamo di volerci calciare il gluteo, uno e poi l'altro, strizzo bene e scendo, sempre tengo un attimo la contrazione. Se riusciamo non attacchiamoci al muro ma facciamolo in equilibrio, sempre ovviamente se ce la sentiamo, se no le prime volte ci possiamo aiutare appoggiandoci con la mano contro il muro. Stringo e rilasso, stringo, stringo anche il gluteo, quindi spingo il ginocchio un po' indietro cercando di non inarcare la schiena ma con la contrazione del gluteo. E 3, 2, 1 e stop, scuoto un attimino le cosce, di nuovo mi allungo, sempre allunghiamoci in alto che fa sempre bene, porto una mano al fianco, con l'altra mano pian pianino mi vado a prendere la caviglia, se ci arrivo e se non ci arriviamo prendiamo dove riusciamo, se ci arriviamo proviamo a mantenere l'equilibrio tirandoci la coscia, sentiamo proprio tirare i quadricipiti, la parte proprio anteriore della coscia. Questa gamba la allunghiamo dietro, facciamo un passo lunghissimo, andiamo ad appoggiare il tallone a terra, ci appoggiamo sulla coscia della gamba anteriore, scarichiamo il peso, abbassiamo le spalle, allunghiamo la schiena e sentiamo proprio allungare tutta la parte posteriore del polpaccio, sentiamolo bene che si allunga dalla parte posteriore della gamba, quindi soprattutto il polpaccio. E salgo, sciolgo un pochino, scuoto, di nuovo, mani ai fianchi, spalle giù, schiena dritta, contrazione, 1 e 2 e 1 e 2, 1 e 2 e 1 e rimani su. Stai, piano piano prendi la caviglia, tira la coscia, cerca di spingere il più possibile l'osso sacro verso il pavimento e mantieni, mantieni l'allungamento, senti il quadricipite che si allunga, respira, lascia fluire, respiro fino in fondo, bello lungo. E poi porta dietro la gamba, spingi a terra il tallone, ti appoggi sulla coscia, scarichi bene il peso sulle braccia e mantieni la schiena dritta. Spingi bene il ginocchio dietro, senti allungare il polpaccio e stai nel respiro. Bene, lentamente, cosce parallele. Spingo l'osso sacro verso terra guardandomi l'ombelico, srotolo la schiena rotonda e salgo, salgo, salgo con la schiena rotonda, mi allungo bene verso l'alto, mi tiro in alto e rilasso. Bene, mani ai fianchi di nuovo, ginocchio su, anca divaricata, ginocchio verso la spalla, lavoriamo gli obliqui anche dell'addome, teniamo gli addominali belli contratti e saliamo e scendiamo, saliamo
Bene, con energia e bene con respiro, soffio fuori bene tutta l'aria. Vai, altri due. Uno, rimani un pochettino in equilibrio, porta il ginocchio in avanti, sciogli un po' la caviglia. Stai, se ce la fai, in equilibrio, respira, stendi bene la gamba d'appoggio, stendi la schiena. Vai, cambia. Sempre lentamente sali, chiudi, afferra e sciogli. Op. Bene, lentamente scendi, inspira. Mi tiro bene in alto, tiro, tiro, tiro. E rilasso. Ok, adesso abbiamo messo in movimento un pochino tutto il corpo, ci sentiamo già freschi e energizzati per la giornata. E siete stati molto bravi se avete seguito tutto. Grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata.